Ciao a tutti, buonasera, ci siamo, buonasera. In ritardo, ma ci siamo. Buonasera, come al solito io continuo ad essere Giona come ogni sera, come quasi ogni sera. L'altra voce che sentite è sempre quella di Jinxan, nemmeno lui cambia. No, siamo sempre, due sempre noi due. Siamo due imbecilli e come ogni sera, siamo sempre più imbecilli come ogni sera, come ogni venerdì sera ci troviamo a giocare a Brawlhalla con ciò i pugni nelle mani. Per distinguerci dalla settimana scorsa ho scelto Ulgrim, oggi non ho preso Kor, ma mi riservo il diritto di sceglierlo più tardi. E invece io prenderò Kor, Amber. Ho sbloccato un solo personaggio, Kor, da poterlo giocare quando voglio. Basta. E invece io comprerò, e invece giocherò Amber. Amber, Link. È Link. È uguale. E visto che settimana scorsa i bot ci hanno aperto in due come due cozze, senza contare il nostro amico che era venuto a trovarci, ci aveva anche lui contribuito a renderci simili alle cozze. Non mi ricordo come si chiama il nostro amico che era venuto settimana scorsa, Michele, a picchiarci. E trovarci implica una questione di gentilezza, visto che ci ha picchiato come Michele con la K. Lui era venuto, buon Michele, e buono mica tanto, a picchiarci come delle zampogne. Questa mappa io personalmente la odio, ma di un odio pesante. E io odio anche, soprattutto se sale iodato. So come ho fatto a salvarmi mentre mi stavo tentando di suicidare e c'ero anche quasi riuscito come pochi, ma buono lì a cuccia. Questa che è l'arma peggiore che posso trovare in tutta Brawlhalla, il tipo di arma peggiore che posso trovare in tutta Brawlhalla, ecco, in effetti. No, fammi scendere, cazzo. Ma dai, non posso sfiorarne due, cioè lancio la palla ferrata e ne sfioro, colpisco. Cioè, no, ok, sovvivo. Oh, sovvivo. So, forse, vabbè, evitiamo gli insulti. Non più. Sono ancora troppo presto. Non so se lo sarò ancora lungo, vivo, ma... Che rottura, no, di scatole. Non lo sarò morite a lungo, sono morto. Ma come ti permetti? Certo, ricevo uno spam se ti dico da chi non ci crederai mai. Da chi? Da un deputato del PD, che non so nemmeno perché mi manda lo spam, manda le sue mail. Lascia perdere, che oggi la team mi ha iscritto a un servizio di oroscopi. Non è la team. Non se so. Chiami la team, se chiami la team ti fa ti disiscrive e ti impedisce l'iscrizione ad altri. Tra servizi. L'altro io dovevo chiamare la team per un'altra. Restituisce i soldi se li hai pagati. Tra l'altro però dovevo devi pagarli in questi giorni. Sì, dovevo chiamare la team per un altro motivo, tra l'altro. Stamattina mi sono svegliato e ho scoperto che il mio vecchio numero team, che è sempre lo stesso dal 2001, con la stessa tariffa del 2001, ricordiamoci questa, è stato disattivato, non so il perché. Mi hanno detto, ma sì, ma guarda, tu vai al centro team e te lo riattivano. Sono caduto da solo. Mi hanno detto che non è riattivabile. Ottimo. Ho richiamato la team che mi ha detto, ma per queste 24 ore non si può fare niente, poi faccio domani. Quindi io ho cambiato tutti i servizi a cui mandano gli SMS, no! Questo okay. Da quel numero. E domani tornerò alla team, ma secondo me non me ne... Cioè, ad un certo punto... Secondo me non te lo recuperano. Mi sono anche un po' rotto le scatolette, perché è rimasto da togliere il numero a faccia libro per quello che lo utilizzo. L'ultima volta che ho guardato faccia libro c'era faccia libro che pubblicava che aggiornava il mio stato dicendo che io utilizzo prodotti che non ho mai comprato. Ottimo. No, io ho trovato sta tariffa che è Team Prime, che non so cos'è.
È in promozione per 4 settimane, poi costa 2 euro al mese. vinto. Ho fatto schifo. Cioè, sono riuscito a vincere, Io non lo ho so fatto come ho schifo, fatto. ho giocato malissimo. Comunque devo ricordarmi assolutamente di chiamarli per chiedergli, ma sta tariffa disattivata, ma non ve l'ho chiesta. Ma ci avevano già provato quando ero cliente con questo Team Prime, che poi io l'ho tenuto per il periodo gratuito e l'ho disattivato, però avevo ancora l'altro numero, per cui... Io riprovo ancora con Ulgrim perché mi sembra No, io portarlo. resto con Assuri. Ma parliamo di questo gioco. C'è niente da dire. C'è Allora, niente da dire, siamo nabbi, non sappiamo giocare. siamo dei nabbi. Non Da sappiamo quante giocare. settimane facciamo live? Ma sarà un paio di mesi su Brawlhalla. Potremmo Ecco, in totale io ho giocato 13 ore. anche cambiare gioco, ma Quindi questo è facciamo. divertente, però potremmo cambiare Potremmo gioco. anche fare una serata Fortnite, visto che oggi l'ho installato, l'ho scaricato e l'ho installato. Potresti lasciare quella robaccia di Overwatch per. No, Come scherzo, ti so che ti piace permetti? Overwatch. Ho Non detto che te. Overwatch è una Non robaccia. te, eh. Come ti Ah, ecco. permetti? Non te. Ok. Ma, cioè, Adesso sto colpendo a aiuto! caso. Ma l'ho sparato io fuori dalla mappa, mi ha buttato fuori. Ah, fanculo. Un po' di rispetto per gli anziani, eh. Tu direi, ma sono più vecchio io di te. Nella vita reale, in gioco io ho la barba da vecchio e tu È no. vero. Beh, io sono un gatto. E questo ti rende matematicamente più giovane. Ah, sono ancora vivo! Le ultime Le parole ultime parole, famose. le famose vignette della settimana enigmistica. Divertentissime, tra l'altro. Non tutte, ma quelle classiche di Bort erano molto belle. Ma mi sa che leggevamo 2 settimane di mistica differenti, noi due. Tu ci hai provato a buttarmi fuori, ma... No, non ci provo con le gatte. Ah, ma tu hai detto buttarti fuori, non portarmi fuori. Ah, ho detto buttarmi. Sì, volevo fare la battuta clickbait, se qualcuno non Sì, l'avesse certo, l'avevo capito. capito. Come oggi giochiamo con i maschietti, no? Ecco, uguale. Il titolo non è la battuta. Ma come che... Ma porca Dai, torna la su, zozzetta! gattaccio! Vabbè, sono ancora uno, dai. Fatemi scendere. Scusami. Diciamo che sono riuscito a far scendere il personaggio sbagliato, non Sì. te. Ma fatemi prendere ad Ascia, scusatemi, cioè io ho un Ascia, Perché? fatemela usare. Lascia. È Lascia la scia. vero. Non mi chiedere cosa sto facendo, però Ma è è la stessa cosa che bellissimo. sto facendo io, credo. Ma io lascio A parte schifo. le scie in aria e Le non scie sono chimiche. chimiche! Ho specificato che non sono chimiche. Se sto fermo come un deficiente senza. Brutto maiale, non si fa così con i vecchietti con la barba. E invece non hanno la barba, sì, puoi anche buttare giù da.
tiebreaker? Siamo pari! Sì, perché siamo in tre, fermi a tre. Ciao! No, hai vinto tu! Forse. Non è detto, c'è ancora... Com'è che si chiama? CPU. Io lo chiamo Tizio Bruto. CPU si chiama per me. No, c'è il pugnino nelle mani, questo gli dà un vantaggio, visto? Eh sì, Caspian, ecco come si chiama. Sì, ma vogliamo parlare del corto animato di Overwatch con Reinhardt biondo senza barba? Eh sì, era Reinhardt da giovane. Anzi, col tizzetto, scusa. Il principe azzurro di Shrek. Di Shrek, è vero? È vero! Era il principe azzurro di Shrek 2 in armatura. È vero! Ok? E detto tra noi, alla fine mi pare un po' scemo, mi hanno chiamato, devo rispondere sempre. Anche no, cioè nel senso, se sei un vecchietto, non ti alzi. Vabbè, più. Buona educazione, se ti chiamano a rispondere. Sì, ma vieni a farti picchiare, cioè nel senso, sì. Hai 90 anni per gamba. Guarda, avessi i soldi, farei il cosplay di Reinhardt. Guarda, fossi bravo a lavorare il lattice, farei il cosplay di Reinhardt, mettiamola così. Adesso non si usa più il plastazote. Non va più di moda. Si usa il Warbler. Quindi non ci crederai, ma se tu dici che ho fatto un cosplay in Foam, che è una specie di plastazote, ti dicono, che merda, non ho usato Warbler. Ma loro non lo sanno. Ma no, ma adesso, se vuoi fare cosplay... Porca troia. Se vuoi fare cosplay, devi pubblicare su Facebook le foto del work in progress. Se no nessuno ci crede che l'hai fatto tu. Te ne frega la minchia. Faccio cosplay, arrivo. Poi c'è gente che... Poi c'è allora. Gente che li compra i costumi e dice, ma io faccio tutto da me. E vedi che i costumi sono comprati. Allora, mettiamo i contini sulle i. Stadia prima sul, e compri i vestiti, te li fai da solo, non l'ho mai capita. Neanch'io. Significa vestirsi come personaggi, punto. Se tu l'hai comprato o te lo sei fatto, cazzi tuoi. Non significa farti tutto tu. Chi l'ha detto? No. Cioè, chi l'ha detto? Puoi anche comprarti il vestito, lo indossi e stai facendo cosplay. E certo. Se ne frega. Infatti, ma è quello che dico io, eh. Quello che dico se io. Se loro gli sta bene, è così. Se non gli sta bene, chi se ne frega. Se potessi lavorare il lattice, mi farei il costume da Reinhardt. Continua ad essere la stessa soluzione. No, non pubblico su faccia libro, su nessun social, nessuna foto, perché non uso i social, li uso solo per sbloccare le cose. Sto morendo. Per esempio, non volevo creare un account Epic per giocare a Fortnite, ho usato quello di faccia libro, perché c'è già. Ah, io non so cosa ho usato, non mi ricordo. Ma a me non me ne può fregar di meno. A proposito, hai visto che c'è anche Unreal? Sì, sono Unreal. Tra i giochi Epic. Chi se ne frega, non l'ho visto. Si deve pagare, quindi non... No, Unreal no, è free. Almeno, per adesso. È tipo Early Access, ma è free. Per ora è free. Ma se è Early Access... No, la fregatura arriva più tardi. Beh, no, sai qual è il problema che adesso è free? Che è la versione 0.7. Quindi indocabile. Probabilmente pieno di bug. Senti, Anzo, hai rotto le scatole, eh? Già Fortnite è pieno di bug da fare schifo. È free. Ed è free, ma è free perché è pieno di bug. E diventerà anche l'altra versione free nel 2018, hanno detto. Qual è l'altra versione? Tu hai scaricato Fortnite Battle Royale, no? Sì, quello PvP perché sì, è quello gratis. Ma c'è una modalità PvE che per adesso è a pagamento. Ah no, sì, erano quelle cose Fortnite qualcosa, tutti a pagamento che vi ho lasciato. E che verrà resa free. Che poi è bello. Dice Fortnite per ora è a micro, si gestisce, non è free.
Ma usa il meccanismo delle microtransazioni, ovvero il pacchetto che costa meno 80 euro. Cazzo, chiama le microtransazioni. Se erano macrotransazioni, che cazzo era? 1 milione di dollari? Ecco. Una macro transazione, 1 milione di euro. Perché io microtransazioni mi viene da pensare 10 euro, 5 euro. Non hai mai fatto le microtransazioni di The Sims 3? No, non ho mai giocato The Sims 3. Stasera sto giocando di merda, però ho sbloccato qualcosa. Dai, che forse stasera riesco ad aggiungere le 4.000 monete. Questo significa un altro Io PG. sono a 5.000 e passa, quindi posso già Un altro probabilmente. PG lo puoi prendere. Sì, e ci mi pare 5.000. Quello che... No, perché hanno prezzi diversi gli eroi. Che Quello che costa meno mi pare che è 5.000. cavolo stai dicendo, Mus? Mi pare, Ci non lo sono so. diverse pagine di eroi. Guarda bene, in vendita. I prezzi variano. Ce ne sono quelli che costano proprio poco e quelli che costano di più. Non so perché. Perché hai comprato Core? No, perché io Core non era tra quelli che costavano di più. Era Infatti. un prezzo più, mi sembra, medio. Oh, datemi un'arma però, così non vale. Datemi una! Ah! Datemi una! Ah no, non c'è richiesto Sono nulla. No, morto! Fantastico, è tutto molto bello. ti assicuro che sulla carta d'identità c'è scritto Jiang Xia. Sulla carta d'identità? No, Sì, anche sulla quella è la scheda patente. personaggio. Anche sulla patente c'è scritto Jiang Xia. Tu chiedi il certificato di nascita, c'è scritto Jiang Xia. Lo so che credevi che ci fosse Ti scritto ricordo che è Claudio, la ma non scheda dichiaro. personaggio quella lì. Lo so che tu credevi che ci fosse scritto Claudio, ma non è vero, che ti hanno preso in giro fino adesso. Jiang Xia è il tuo vero nome. Ieri ho guardato lo streaming di un mio ex compagno di gilda di World of Warcraft, che come nick su Twitch ha Palla di Lardo. Solo per quello merita che andiate a vedere il suo canale. Perché si chiama Palla di Lardo come nick, E come adesso lo chiediamo a Vincent D'Onofrio, cosa ne il. pensa? Esatto, cosa ne pensa? E Allora, come. specifichiamo, allora, perché sicuramente qualcuno non è così nerd da saperlo. No. Vincent D'Onofrio è quell'attore italo-americano che interpretò Palla di Lardo in Full Full Metal Metal Jacket. Jacket. Full Metal Jacket è il capolavoro Sì. di coso, dai, come si Kubrick. chiama? Di Kubrick, ci ho mangiato assieme anche, di Lo Stanley, zio non Stanley. è quello di Stanley Parable, ma è un grandissimo regista d'autore americano, di film d'autore americano. Inglese. Fa niente, inglese, americano, quel che l'è, Quel che l'è. quante ne sto azzeccando questa sera. Tutte, Fatto le sta sai che tutte. le so tutte, no, però Full Metal Jacket lo conosco perché è il film di guerra. Io non sono un amante dei film di guerra, cioè apprezzo alcuni film di guerra, però in linea di massima non è che ne vado a pazzo. Per esempio, ne parliamo, parliamoci chiaro. Parliamocene, sto morendo intanto nel frattempo. Allora, Non è vero, mi parliamoci sono chiaro. salvato. Full Metal Jacket è il film di guerra. Ha cambiato totalmente i canoni di film di guerra, come si Cross mi fanno i ha film di ucciso. guerra. Da allora i film di guerra si fanno così. Sì, E questo è un dato praticamente di sì. fatto. Perché prima i film di guerra erano un po' una biogeografia di questo o di quel generale, c'era una sorta di modo di vedere la guerra che esaltava il valore eroico della guerra, di chi la combatteva, eccetera, finché non è arrivato Full Full Metal Metal Jacket. Full Jacket, Metal in Jacket è cui. trattato. Ti ha sputato in faccia com'era la guerra e la sua assurdità, a cominciare dall'addestramento stesso, con il sergente Hartman, che è l'emblema stesso di cosa Che è c'è di sbagliato nell'addestramento della nota, che guerra. è interpretato da un vero sergente dei Marines. È l'emblema di ciò che è sbagliato nell'addestramento militare, tant'è che poi l'addestramento militare sbagliato ha il suo culmine proprio con la vicenda di Palla di Lardo, il Palla di soldato Palla di Lardo, Lardo, che si. e Che alla vi fine faccio uno spoiler. dell'addestramento, quando praticamente deve uscire per andare poi a diventare Un marine.
No, era. No, non era un marine, erano la fanteria. Allora, Sì, non vabbè, è comunque. artigliere, artigliere, però Artigliere. vabbè, era diventato artigliere, quindi era l'ultima notte che stava nel campo di addestramento perché era stato Una assegnato nuvola di fumo e di sangue. ad una truppa attiva, Ho ricordiamoci che loro. vinto io! Il Basta. Full Metal Jacket erano i giovani marine che poi sarebbero andati a combattere in Vietnam. Sì. Quindi, Ho già scelto palla di Emerald. lardo che era appena stato promosso artigliere, diciamo così. L'ultima notte che passa in caserma va in bagno con il suo fucile, che Spoiler. parlava col suo fucile, Spoiler. poi. E chi se ne frega, un film vecchio di 30 anni, Spoiler. andatelo a guardare su Wikipedia, dai, su. Ah, è degli anni 80 quel film, porca Io vacca. avviso che è uno spoiler. E cosa succede? Va nel bagno, è talmente straniato e rincoglionito dall'addestramento che ha ricevuto che uccide il sergente, che parlava con il suo fucile perché gli è stato insegnato che parlare col suo fucile era la cosa giusta da fare. Uccide il sergente e poi si suicida sparandosi in bocca. Ed è solo la prima parte del film, cioè il Sì. E film ti butta la guerra in non è lui, faccia. infatti non è lui il protagonista. Esatto. È il soldato Joker. Soldato Joker il protagonista. Sì. Tra parentesi, a proposito di Kubrick, è uscito al cinema, Shining Remastered, Director's Cut, Sala A Madonna. proposito di Remastered, cioè, uscirà perché la Blizzard ha svelato i piani sui Ah, suoi piani di. giusto! Su World of Warcraft Classic, avete mai sognato di giocare a un gioco di 2005-2006 esattamente come si giocava nel 2005-2006? C'è Potete World of farlo. Warcraft Classic dove potrete trovare le stesse dinamiche che Ma sono state perché cancellate voi? da delle espansioni che l'hanno migliorato per renderlo Ma no, divertente, ma voi aspetta, no, perché perché no, non è avete vero che ancora. l'hanno reso più divertente, ma comunque ho scoperto che in realtà esistevano dei server non ufficiali di World of Warcraft in cui si giocava ancora con la versione vanilla, come si chiama, cioè la prima, senza alcuna espansione. E infatti adesso Blizzard ha fatto una retata, chiamiamola tra virgolette, e li ha fatti chiudere tipo tutti quelli che ha trovato. Poi vabbè, ce ne sono altri Uno sarà sicuramente da qualche posto sud-est asiatico che non lo possono chiudere. che... Ma devo avere un server da qualche parte anch'io. Cioè, ma tipo su uno dei miei PC. Credo. Del primo World of Warcraft. Sì. Avevano fatto una specie di emulatore, pesava anche un cazzo. È perché le giga erano il gioco. Eh sì, perché i giga sono il gioco. Sono il client che tu hai già I client scaricato. sono tipo 5 CD. Perché io chiaramente E ora, ho il gioco originale su ovviamente, CD, allora, cioè non scaricato in digitale, su parliamo di CD. Overwatch, visto che tanto stiamo parlando di pianeta Blizzard, no? Parliamo Sì? di Overwatch. Allora, il vero trambusto, il vero terremoto è stato qualche giorno fa quando Jeff Kaplan, il game director di Overwatch, ha dichiarato che avrebbe messo mani al matchmaking. Però Forse, non no, si sa. aspetta, mettiamo le cose in chiaro. Ha detto che stava lavorando per vedere cosa c'è che non va nel matchmaking, visto che praticamente Soprattutto ai il livelli alti, 99% diceva. delle utenze dice che fa schifo. Diceva Lupi? soprattutto ai livelli alti, però. Sì, chiaramente non ascolta tutti, ascolta i top 500. Ovviamente la cosa, siccome è sensata, passa in secondo piano, perché sempre lui ha dichiarato che prossimamente ci saranno altre cose interessanti per l'eSport e Sì, la altre. modalità Parla spettatore, che non letteralmente gliene frega un fan cazzo a stuff. nessuno. Fan stuff parla, cose divertenti. Ci stiamo chiedendo tutti quali saranno queste cose divertenti per l'eSport, dato che quasi nessuno dell'utenza fa eSport, visto che No, soltanto ascolta, una minima percentuale io lo. voglio che facciano la felpa con il design della divisa di D.Va. Assolutamente la voglio. Voglio quella felpa. Punto. Detto Ho questo, vinto. hai vinto.
E ce l'ha Kaplan quella felpa in un video, stronzo. No, comunque, scherzi a parte. Cosa volevo dire? Abbiamo parlato di quello, abbiamo parlato di Overwatch. No, Non aspetta, abbiamo dobbiamo parlato di finire il Overwatch discorso di perché non hai Overwatch. finito il discorso. Non abbiamo finito il discorso. E visto che si stava parlando di Aspetta un modificare il attimo. matchmaking, Ho fatto casino. No, ok, ci come sono. No, niente, era visto uscito. che aveva detto che Non volevo si uscire. parlava di vedere cosa non andava nel matchmaking, hanno fatto quello che fa sempre la Blizzard quando si parla di modificare meccaniche come le partite di l'assegnazione punti nelle partite di qualificazione e il matchmaking. Ha Aspetta che buttato un vado. personaggio nuovo e una mappa nuova. Aspetta che vado a comprarmi un personaggio. Questo cosa comporta? Ma andiamo, io vado anche io a comprarmi un personaggio. Questo non è che mi impedisce di Come si parlare. fa a... Allora, c'è lo store Sì, ma... che è, ecco, dopo Sì? scendi sotto Legends. Ma vuole i coins? Se no, vai nello store. Ci sono? C'è scritto Buy Coins, Yeah? Future, Ragnarok Mod, Yeah! Legends. Yeah! Ah, ecco! Trovato! Oh. Comprerò... Non è colpa sua, Ho comprato è il che lo vendeva gatto. proprio. Ho comprato già il gatto. Comprerò... Indovina un po'. Il lupo? Esatto. Mordex. 5.004. Non posso! Oh, la Hanzo di Overwatch, cioè di Brawlhalla, il signor Koji costa 5.400. Ci sono altri che costano pochissimo. Pochissimo, E costa te l'ho detto meno. che c'è il prezzario, ce ne sono quelli che costano di più, quelli che costano di meno. Prendiamo, Io prendo Quinnai. ma ci stavo pensando anch'io. Don. Costa 2, 3. No, io prenderò Cassidy. Ho preso Quinnai. Potrei prendere Inuyasha. E quindi dicevo, Prendo visto che si Cassidy. parlava di modificare meccaniche di gioco che richiedono l'intervento 20 minuti di un programmatore, Ancora ho fatto esci, ma porca Eva. cosa hanno fatto? Hanno deciso di Vai, andiamo con gli eroi che abbiamo comprato. Su, puntare su, su. sul personaggio nuovo e mappa nuova. Questo significa che La mappa i nuova è prossimi. spettacolare. No, la mappa nuova è anche carina, ci sta come cosa. L'idea è Nei fantastica, prossimi 3 mesi ci saranno secondo me. buff o nerf a Aspettate, caso di manca una personaggi a cosa. caso e tutta la gente si lamenterà di questo o quel personaggio cambiato. Poi, quando Ecco il cosa mancava, gioco la continua ad luce. essere ingiocabile, tutti dicono: ehi, ma no, ma perché non fate questo? Perché è ingiocabile? Non me ne frega niente, il gioco è brutto perché succede questo, questo e quest'altro. Ehi, è Loro uscito escono un con la personaggio skin nuovo, nuova. giochiamo! Con la skin nuova e tutti quelli che nel forum il giorno prima si lamentavano di cose che oggettivamente non funzionano, si sono tutti esaltati per la skin nuova che comprano per poterla provare con il gioco che non va perché fa schifo, ci sono le dinamiche che non vengono corrette. Quindi, perché funziona così il forum di Overwatch? Anche perché poi se tu ascolti il forum di Overwatch sono tutti pluricampioni Sono tutti mondiali. Platinum, over top 500, Su 1.000 che piazza scrivono, la non so bomba e quanti scappa. siano, sul forum di Overwatch, tutti 1.000 sono in top 500, Il mio che è livello è, impossibile però. praticamente scrivono, il mio livello è Gesù me l'invidia. Esatto, sono tutti GM, top 500, Pug, tutti che iniziano, loro ogni stagione la iniziano in bronzo Sì, e e poi finiscono arrivano in in GM. Grandmaster. Giocando in solo Q, ma tutti, Certo. non uno o due, Tranne me. tutti. Poi oh, c'è chi ti dice: guarda, io ho iniziato da bronzo, in 3 stagioni sono salito, sono arrivato a oro e da lì non mi sblocco, perché c'è chi fa questo discorso, l'ho letto tipo 2 o 3 volte, Sì. però sono giusto 2 o 3 volte, perché il discorso medio è: ma se tu che non sei capace Se di sei forte, giocare, sali. io ogni volta inizio da bronzo e salgo fino a GM, e poi ho preso lo Ma Smurf, con lo Smurf ho fatto una partita di qualificazione, sono allora nell'ultima partita di il qualificazione, problema in mi sono questo caso è qualificato platino, non so come faccio tu a... il Va bene. discorso è se tu sei bronzo e poi giochi e diventi oro, vuol dire che c'è un problema nella valutazione del gioco.
Esatto. Quindi vuol dire che ti sta valutando male. Non è questo, cioè anche quello giochi male, okay. Ma, allora, no, io ho fatto delle partite di merda, sono il primo a dirlo, eh. Parliamoci chiaro, tanto le partite di qualificazione non è che ti qualificano in base a quanto sei bravo, in base a quello che hai fatto. Ma sono un po' a caso, secondo me. Ma poi in realtà, cioè, io ho giocato con un amico che abbiamo fatto le partite di qualificazione assieme, ero già qualificato però, e praticamente si è trovato tipo 1000 punti in più di dov'era, ma avendole tipo perse tutte, per cui secondo me è un po' casuale. No, non è casuale, lui, allora, lui non tiene conto di quello che tu fai, tiene conto della media che hai avuto nelle stagioni precedenti. Ma lui è aumentato un sacco, per esempio. Cioè, rispetto alla qualifica che aveva, è salito. Ma sai anche una cosa che tu non, che ma, nessuno ma, calcola? Ma, vabbè. Che nessuno sa come vengono assegnati. Comunque punti sono primo, punti. Eh. Nessuno sa come vengono assegnati i punti. Perché ricordati che quando tu fai le ranked, giochi a un gioco in cui tu non sai le regole perché nessuno te le dice. Oh, funziona, ti sto facendo parlare d'altro e vinco. Forza, non mi concentro. Vedi che sono stronzo. No, non è vero. Ah, no, sono morto. Ho appena detto che stavo vincendo, ma la situazione non rimarrà uguale. Molto, anche perché se guardo il personaggio sbagliato, perché se ti butti giù così, ah, infatti guarda dov'ero, stavo cadendo, ho vinto, che bello, GG, me lo dico da solo. GG sta per Jinxa Gaming, ovvio. Questo è ovvio. Ebbene, siamo a 48 minuti di diretta. In cui abbiamo. Fino adesso abbiamo spallato merda sulla Blizzard. No, non abbiamo parlato così. Non vogliamo bene a Blizzard. Non abbiamo parlato così male, su. Parliamo di Fortnite Battle Royale, il gioco in cui sono durato un minuto e mezzo. Fortnite che oggi ho scaricato, non ho ancora provato, però oggi ho scaricato, quindi aspettatevi una live, almeno una live su Fortnite dove ti consiglio, allora, di cercarti un video di gameplay, perché sennò non ci capisci un cazzo. Che non è proprio detto. Non necessariamente, insomma. No, a me è servito guardarmi video di gameplay. Indubbiamente se guardare i video di gameplay servono. Allora, parliamoci chiaro. La prima partita sono morto dopo 30 secondi. La seconda sono durato quasi 10 minuti. Poi mi hanno ucciso male, ma. Allora, dicevo. C'è un gioco che passa un po' in sordina. No, un successo della Madonna. Che è Euro Truck Simulator 2. Ha avuto un successo mondiale anche in Italia. La notizia è che sta per uscire il DLC con l'espansione italiana. Invece di avere due o tre città italiane, se ne hanno tutta l'Italia. La Madonna! Hanno espanso con tutte le città, i monumenti delle città, con... Cioè, praticamente le mappe del navigatore. No, non è così dettagliato e così grande il gioco, perché se da una parte all'altra dell'Italia ti fa fare... 3 giorni di viaggio ti rompi le scatole. Sì, no, okay. Però è molto bello perché dovrebbero metterci anche i monumenti. E se tu non hai DLC, comunque le città del nord Italia, che sono 3 o 4, non di più, comunque verranno aggiornate con quelle del DLC di quella zona geografica. Quindi magari se verranno aggiunte qualche città in più. Sì. Tutto io molto bello, volevo provare un train simulator, ma costa troppo. Hai visto il DLC di Train Simulator? Sì, cazzo, vai a spendere tipo 600 euro se compri tutto. Di più. Forse anche di più. Di più, guarda che sono più di 5.000 euro e hai Train Simulator. 5.000? Cazzo. Tutti i DLC sono più di 5.000 euro, vai se siamo. Perché Train Simulator è quel gioco che esce, poi sta in vendita 3-4 anni sempre uguale. Sì. E con un'espansione che magari aggiunge un treno, un coso, eccetera. E quindi tu compri quello che vuoi. Certo. Ma no, stavo prendendo il corno, ma è sparito.
Vabbè, se vuoi farti le corna da solo. Ok, ho le pistole. Prima ero allora, pistola, adesso ho le pistole. Allora, oggi ho scaricato Fortnite. E che? Installato, perché l'ho anche installato. Avrei potuto fare su gioca, però non ci avevo voglia. Perché dopo che passa il tempo... A me oggi si è pecciato. Di roba, io non ho più voglia di giocarci. A me oggi si è pecciato. Sì, lo so che si era pecciato perché l'avevo guardato la live. Infatti, se tu avessi letto i commenti della live, sapresti che io... Sì, no, ho visto che c'eri. No, perché io veramente da Overwatch me ne sono andato... seguito, perché tanto non aveva senso. Da Overwatch me ne sono andato un po' così. Sì, no, da Overwatch te ne sei andato e hai fatto bene, perché... Guarda, giocherò da solo da domani, tipo. Perché? Cioè, no, a fare le qualificazioni, le faccio da solo. Come? Preferisco. Non dici tu che volevi qualcuno che ti aiutasse a salire? Sì, ma a un certo punto ho visto che è meglio soli che mal accompagnati, come si dice. Ma... No, vabbè, sto esagerando, però. E dunque, quante ne abbiamo vinte? Siamo pari, credo. No, ne ho vinte no, io. No, ne hai vinta cioè, una di più io, due, non in più dire tu. Che ci giriamo. Ecco cosa non ho, la mia tazza. Ma io c'ho la mia, guarda, osservate la vostra mitica tazza con i nostri mitici log e i loghini dei social su cui siamo, che non riuscite a leggerli perché sono troppo piccoli, a meno che non avete la tazza a 2 cm dai vostri. Ma li riuscite a leggere qui sotto. Se voi... Ma li riuscite a leggere qui sotto. Potete scrivere punto esclamativo spam e potete vedere tutti i social, mi raccomando, seguiteci, voleteci bene così come noi vogliamo bene a voi. Ah, ho creato anche un gruppo su Steam. Guarda, è affollatissimo il gruppo su Steam. Siamo in due. L'ho creato un'ora fa. Sono tu e io. Sai com'è? L'ho creato un'ora fa. Iscrivetevi anche al gruppo Steam. Cioè, c'ho anche 8 amici su Steam, voglio dire. Quindi non è che posso spammare più di tanto. Iscrivetevi al gruppo Steam. Iscrivetevi al mitico gruppo Telegram che non fa niente, però vi annuncia in tempo reale. Che è mitico perché al contrario dei soliti gruppi Telegram pieni di spam, il nostro fa proprio spam, un messaggio di tanto in tanto, non potete nemmeno rispondere, quindi non è un problema. Ma perché adesso non riesco a fare un cazzo, fondamentalmente? Io sono da 3 ore che cerco di prendere un'arma senza riuscirci, fa un po' bene. Aia! Ma no! Come hai fatto? Sorprendoti, probabilmente sei tu che avevi già preso troppe botte, sai? Ah, sì, sarò stato già rosso. Oh, è il biondo che non impegna, vedi di morire un po'. Un alcolico biondo, te garote maruna. Però da un alcolico biondo è un po' come chiamo io il mio gatto, visto che è giallo. Oh! Non so come tu abbia fatto a fare quella combo. Ma beccate sto pugno in faccia. Bella!
becca di sta martellata. No! Sono secondo, ma ormai sei irraggiungibile. Basta! Sono arancione, devo stare attento. Cazzo, ho aperto il menu. Ho aperto il menu per sbaglio. Grazie, grazie. Prego. Grazie, 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 grazie. Ciao, me lo dico anche da e solo. E siamo quasi a un'ora, anzi siamo praticamente a un'ora di diretta. Siamo a un'ora di diretta, quindi potremmo iniziare coi saluti. Potremmo iniziare coi saluti. Abbiamo qualche annuncio speciale? No, non credo. Domani sera. Sabato criminale. Sabato criminale. Facciamo l'hangar. Ho deciso. Sono criminale, mi farò un sacco di male con l'hangar e a farsi male con me ci o sarà il traffico anche d'armi. Ce ne sarà anche Jenksa. O il traffico d'armi. Facciamo tutte e due. Intanto sono uscito da Brawlhalla. Anch'io. Facciamo. Ah, ho sbagliato tasto, lo sapevo. Ok. Abbiamo fatto il danno. Vabbè. Ok. Mi si sono aperte 30 finestre, aiuto, no. Se ti si rompevano le acque sarebbe stato più complicato. E mi manca la materia prima. Lo so, ti devi sposare prima. Allora, switchiamo così e switchiamo. Faccio finta di non aver sentito la battuta. Allora. Perché era proprio brutta. Dopo aver preso in giro Jenksa, perché cancelliamo lo spam del PD per cortesia nel frattempo. Dopo aver come cancelliamo lo spam del PD? In giro Jenksa. Allora, dicevamo, domani sabato criminale tortiamo sulle strade di Los Santos, anzi sui cieli, perché faremo le missioni dell'hangar, quindi quello del contrabbando. Io odio questa webcam. La mia lista dei desideri di Amazon sul canale, mi raccomando. Guardate, io lo dico poi. Se diventerete 3000 follower e ci saranno una media di 300-400 follower in chat ogni giorno, vi prego, se fate delle contate un 6000 euro per darmi il computerone per fare le live nelle prossime per sì, i prossimi 10 anni. L'HP Omen. che devo comprarmi un tavolo nuovo se compro quella macchina, però vabbè. Ok, dato che e non so questa dove cosa metterlo. Al momento è molto, 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 molto remota, accontentiamoci di quello che abbiamo. Tra l'altro, secondo me, la forma dell'HP Omen è fatta apposta, perché tu lo compri, poi ti ci siedi. Gli spigolo. Dicevamo, domani torneremo sui cieli di Los Santos perché faremo le missioni del contrabbando, quindi sugli aerei. E quando gli aerei ci faranno tanto di quel male che cambieremo idea su cosa fare, faremo andremo magari in un hangar e quindi cercheremo di trafficare in armi. Del dopo bunker, sì. Trafficato in armi. In armi in GTA 5, occhio, cioè specifichiamo. In GTA 5 probabilmente la diretta sarà finita e vi rimanderemo la prossima volta domenica. Un gioco a casa Fortnite, non so neanche se sono a casa. Sì, alla sera sono sicuramente a casa, alle 21:30 di certo facciamo lo streaming. Non è detto che facciamo lo streaming, però di certo alle 21:30 sono a casa. Alle 21:30 facciamo, perché dove sei?
No, ma di solito torno, sono via pranzo, di solito per le 5 torno a casa. Domenica sera noi faremo un gioco a caso a Fortnite, così lui mi insegnerà come non si gioca a Fortnite. Sì, come ho fatto oggi, che avete visto, ho fatto una partita bellissima. Oh, sono No, io non l'ho arrivato. visto perché mi laggava la live. Ah, e sono arrivato 24esimo. Laggava anche a me, non ti preoccupare, non era Io colpa tua. laggava, no, mi laggava Anzi. no, allora, mettiamo le cose in chiaro, mi laggava di brutto, quindi io guardavo 2 secondi, si Aspetta, faccio un interrompeva, test. bastonava per 2 minuti, quindi no. Aspetta, faccio un test. Mi Apro rimane testa Fortnite. al muro. Apro Fortnite. Vedo come se va. Un attimo, datemi un attimo. Avvia. Occupato. Occupato. Cos'è, un bagno? Non so, sul pulsante avvia è uscito occupato. È un bagno. Ah, no, sta caricando. Tac. Si vede bene, eh? Oh. Ma che mi Fantastico. stai a pigliare per culo? Allora, Oh! vediamo un po'. Speriamo che esca qualcosa. No, Vediamo quanto se lagga più che altro. non mi sta laggando, se vuoi saperlo. Secondo Ma me era neanche oggi a pomeriggio me. Neanche a me. Sì, era la linea scrauso di pomeriggio. che. Perché c'è scritto No, Ancessotti sta sopra la. laggando. Di brutto. No, Almeno. non sta laggando di brutto. Io lo vedo, non No, sta a te non laggando. buffera, a me è sceso a 20 fps. Ah, a me non buffera per niente. Non. Però finché c'è il menu non ti so dire se buffera 20 fps 25 fps, o meno. 15 fps. E poi? Allora, aspetta che provo a chiudere un po' di Guarda, finestra. c'è l'animazione delle fiammelle. Ti dirò, gli FPS non sono un'esagerazione per quello che vedo io, 28. ma Ho il non è counter. così. Allora, vediamo che oggetti ho. Non ne ho. Comunque, allora, al di là di Va tutto, bene, se giochiamo a Fortnite dovrò cercare di risolvere questo problema di velocità perché è imbarazzante per me. e non lo so, secondo me, sai, sono troppe cose attive nello stesso momento che utilizzano la rete. Il fatto che stai facendo la live e contemporaneamente giochi e c'hai l'app di Allora, Twitch. proviamo a metterlo, scusa, in finestra. Proviamo a metterlo in finestra, che poi si abbassa la tapparella e non si vede più. Indietro. Ho La cosa abbassato la bella è che risoluzione. fa finta di non Certo, faccio finta. ascoltarli, Ho abbassato la risoluzione. perché. Sembra che vada meglio. Si vede di merda, però va meglio. Guarda, io che sto guardando la live non è che Eh noto no, a questa te si grande vede bene. A differenza. te si vede bene. Ciao Black Pantherita YouTube. Penso che YT sia YouTube. Non sto giocando a Fortnite, è una prova. Però potrei fare una partita a Fortnite, sinceramente. Sì, in Anzi. effetti però dovresti scrivere Fortnite prova, Fortnite perché. prova di streaming. Sì, perché ho un po' di problemi con sto computer, quindi Fortnite aggiorna. Hai risolto per GTA 5, ottimo. Erano i server. Oh, 30 fps. Ottimo. Ciao Sì. Black Pantherita. Non posso giocare a Full HD, devo giocare a 720, però adesso funziona bene. Vabbè, non è male, dai. Cioè, perlomeno scorrevole. Sì. Comunque, Black Pantherita, giusto per farti sapere, domani sera torniamo Sì, su su Los GTA. Santos GTA 5. Facciamo le missioni dell'hangar. Facciamo le missioni dell'hangar. Tutti a contrabbandare e a farci un sacco di male perché non riusciamo mai a finirle. O meglio, le Andiamo a finiamo sempre, contrabbandare. È troppo ma. lunga, non viene bene. In realtà no, le finiamo male, Sì. troppo male Quando ti le missioni. ricordi quella degli elicotteri quando ci sono esplosi entrambi?
stato A divertente. contrabbandare. Vabbè, niente, Rovazzi. Mi chiederai i diritti, andiamo a contrabbandare, mi chiederai i diritti, aiuto. Allora, prima Figurati se Rovazzi rompe le di scatole a un tutto tizio devo trovare qualsiasi. un punto in cui non c'è uno scatabuffo di gente. E cosa succede se ti schiacci, se ti spiaccichi per terra Si apre infortunato? automaticamente il paracadute a 10 metri, tipo. Ah, peccato, sarebbe No, ho provato, divertente. a non aprirlo, ma si apre da solo. Non voglio Peccato. atterrare qua, cazzo, qua c'è gente. Voglio. Mi piace questa capanna qua. C'è ancora scritto Brawlhalla, eh? Ho cambiato, cambierà. Credo, spero, forse. Sì, ok, perfetto. Sì, c'è scritto Fortnite. Ok, ho le munizioni, non ho le armi. Utile. Ti faccio notare Però che la puoi televisione è picconare le accesa, case. eh. La televisione era accesa. Vabbè. Allora sì, perché io devo raccogliere le risorse. Sono già quasi al centro, fantastico. Devo raccogliere le risorse per poter costruire cose. Quindi adesso io distruggo completamente questa casupola in modo da accumulare risorse. Il fatto è che non so dove si restringerà la tempesta, quindi mi conviene trovarmi un posto e imboscarmici. Costruendomi delle mura, per esempio. Prego, spieghi lei che è Allora, niente, così mi edotto al costruisco merito. le mura. Vediamo se riesco a farmi anche il tetto, F2. E vai, fantastico, riesco a farmi anche il tetto. Ok, adesso non posso uscire, però. Perché non c'è la porta? Ok. E adesso che fai? Ah, volevo farmi la porta. G. E se era GG era il tuo canale. Eh sì. No, G modifica. Ah no, non posso. Non ho capito perché non posso. Ah, vedi che diventa rosso. Sta cosa delle modifiche non l'ho ancora capita. Eccolo ma sai, probabilmente magari lì, mi ha perché con la fatto la lingua di porta, vedi? pendenza. E Vedi, compriva la porta, vedi, magari adesso posso uscire. sì. Però la chiudo perché ho sentito sparare. Una È porta un po' che no, piccola. non ho armi, cazzo. Ho trovato solo le munizioni. Quindi tra un po' dovrò uscire di qua. Aspettiamo che si stringa la tempesta. Ok, aspetta un po', prima Io sento la di gente che continuare. spara qua fuori. Sì, Ok, prima di. prima di continuare con questa cosa, spiegaci perché non fai la diretta con il gioco là dietro, Non con il fa. cabinatino. Perché è scassato. Cioè, è scassato. Devo riconfigurarlo. È uscito un aggiornamento del software. E non riconosce più il monitor. Tutte scuse, montaci la memoria con RetroPie, dai, quella gira, non aggiornarla così sei sicuro che giri. Sì, non lo sì, potrei mettere quella scheda, la micro SD con RetroPie. Anche se il nuovo Recalbox è bellissimo. C'ha l'animazione al boot, non c'è più semplicemente la schermata RetroPie, c'è proprio un'animazione con la musichetta di Super Mario. Ah, si sta per stringere la tempesta. Se stai fuori dall'area circolare segnata, muori dopo un po'. Comincia a farti danno la tempesta. Ora, io potrei anche stare qua. È un po' noioso, però, visto che tanto non c'è nessuno, devo aspettare tra 2 minuti e 40 dove si restringerà di nuovo. Il problema è che potrebbero venire qua a farmi il raid e farmi il culo, ma.
Sì, ma hai visto quanto è grande l'area, ora che ti trovano. Pensa che quando giocheremo sarò io che dovrò uccidere anche No, si può giocare in duo. te. Si Ah, può possiamo giocare fare fino. coppia. Allora, si può fare squadra fino a 5. Oppure poi puoi giocare in solo, tutti contro tutti e via. Tutto ciò è bellissimo. Adesso voi vedrete che ci sto dondolando come se stessi tenendo il tempo di Aspetta, una qualche canzone. Ma in realtà è che mi sto dondolando sulla mia sedia che vediamo se praticamente, riesco a siccome recuperare. diciamo che la mia sedia da ufficio molleggia e quindi mi Dirò, diverto a molleggiarmi sopra perché mi sento brillare, mi piace. se non avessi dovuto, come si dice, Dimmi. ho sbagliato tutto a costruire sta roba qui. Se non avessi dovuto comprarmi un cellulare nuovo, avrei valutato l'opzione di comprarmi una sedia seria, non come Torbjörn che ho adesso. Niente contro questa sedia, per carità, però magari se ne compravo una più comoda. Neanche con Torbjörn, ma sai, queste sedie dell'IKEA che danno i nomi ai personaggi di Overwatch. Sì, esatto. Cazzo, vedi che ci sono i proiettili? Ma E non ti c'è. manca il fucile, ma Mi manca il figurati. fucile, i proiettili ce li ho. Ma potrai craftare il fucile, No, no? devo trovarlo. Ingiustizia questo. Sì. Aspetta, qua ci sono dei funghi, mi fanno diventare più grosso, Non è Super Mario, no? è Vabbè, io Fortnite. speravo. Ecco, vedi? Si sta restringendo l'area, vedi l'area viola. Sì, L'alone viola! l'alone Aia! Sì, viola. Di fuori hanno tutti l'AIDS. se cadi troppo dall'alto muori, nota. Ho abbattuto un albero, adesso guarda, spacco anche le rocce. Perché chiaramente quando tu raccogli gli oggetti, le varie tipologie, puoi costruirti i muri e le cose di quella tipologia lì. Tipo il muro di mattoni. Black Panther ha detto LOL, ma non so che cosa ha detto LOL, Eh no, quindi. bisognerà capire a cosa si riferiva. vabbè. Allora, vediamo un po'. Ho trovato i razzi. Tommaso Totto ha ucciso, ha fucilato qualcuno. Mirazzi, i senatori. Ma guarda, io in teoria sono anche abbastanza ancora in una zona buona qua. A proposito di senatore Razzi, il Papa ha fatto un incontro Con per razzi? Ah, mediare con la CRA, Stati Uniti, Corea del Nord e il resto del mondo. Non ha invitato il senatore Razzi. The Rockets Senator. The Rocket Senator non era tra gli invitati. Ecco, mi stanno sparando, fantastico. Morirò, credo, sai. No, cazzo, mi stavo costruendo un muro. Vabbè, non ho fatto in tempo. Stanno sparando. Sono morto. Dovresti esserci abituato ai GTA, dai. Nick 09 6904. Sono 27esimo, ho posizionato 27esimo. Brava Epic Games! Secondo me usano il traduttore di Google, io c'ho questa idea. Potrei fargli un reportino, una segnalazione. Hai posizionato, non è italiano. Hai posizionato 27. Poi vedo se si può contattare. Codice comportamento nel privacy. Feedback. Gli lascio un feedback. Chi È cavolo mi ha insegnato un l'italiano? Dopo Gigi. commento. È un commento. Traduzione scorretta. A fine partita. A fine partita. Appare la scritta. Ti ha ucciso. Nome e ti cos'era? Ti hai posizionato?
Forse è il caso che glielo scriva in inglese, però, Guarda, e sarebbe tu scriverlo in italiano, così vediamo quanto capiscono l'italiano. Eh sì. No, lo scrivo in inglese, scusa. Match. Anzi, fai così, traducelo con Google Translate, così ti diverte. Tranquillo che il mio inglese è a livello di Google Translate. Okay. Ah, così bello, così male? No, beh, così male no. Sì, senza fare ti ha ucciso tizio, scrivi semplicemente ti hai posizionato, punto. Sì. Facciamo così, va? Is the right translation bye, thank you. Sottolinea che è la versione in italiano. Si vede, non lo sanno. Ok, quindi noi direi che abbiamo finito. Ho risolto il problema del lag di Fortnite. Il che va benissimo. Il problema del lag di Fortnite. Non giochi a Fortnite. Non gioco a Fortnite, era una prova. E ho scoperto anche l'app di Streamlabs che permette di fare streaming direttamente dal cellulare senza passare per Twitch. Cioè, senza passare per Twitch. Lo stream va su Twitch. Ma usa direttamente il cellulare come sorgente. Mette addirittura gli overlay sul cellulare, bellissimo. Quindi puoi giocare col cellulare. Puoi giocare col cellulare e fare lo streaming di quello che stai giocando sul cellulare. Perché no? Farò le dirette di Asphalt 6. No, 8, lì, come cazzo si chiama? Era già installato nel mio telefono. C'era anche un gioco del cazzo della Disney con le montagne russe, ma l'ho... Oh, commenti dei miei amici su World of Warcraft. Battle of Azeroth e la nuova espansione di WoW creeranno un nuovo server per chi vuole giocare a WoW Classic. E la mappa nuova di Overwatch, vabbè, l'espansione nuova di World of Warcraft mi sa che è una fetenzia, scrivono. O fetenzia. Fetenzia, probabilmente. Credo che sia fetenzia, ma... Sì. Guarda. Vabbè. Cioè, allora, dal trailer teaser non si capisce un cazzo, quindi vabbè. Guarda, voglio essere gentile. Con la Blizzard. Non me ne frega niente dell'espansione di... No, comunque io in realtà volevo vedere che cacchio di gioco avessi installato sul telefono. Asphalt Nitro. Asphalt Nitro. Sì. Ok. Per fare una diretta. Moira, credo che sia il nuovo personaggio sì, di. No... nuovo personaggio di Overwatch, sì. Ma scusa, voglio capire, ma qualche mese fa non dicevano mica che non ci sarebbe stato un altro personaggio di Overwatch? Sì. Me lo ricordo, tutti quanti sì. Dicevano, ma scusa, ma. Ma poi... aspetta. Perché quando giocavi tu, dicevano che non ci sarebbe mai stata una modalità deathmatch. Tra l'altro. Vabbè, ma se dovevano prendere in giro i giocatori ancora una volta. Allora, ti intitolo commenti su Blizzard da Luca, che le presentazioni sono state fatte non lì, però su Blizzard c'è la BlizzCon, commenti su Blizzard e la BlizzCon. Sì, sì. Ci atteggiamo a super esperti, ovviamente, perché IRL... Giustamente. No. Fai streaming, quindi puoi. Faccio streaming, quindi puoi, pubblico su YouTube, quindi posso. Ricordiamoci questa cosa, cioè questa regola non, questa regola detta, non scritta. Se tu fai streaming, puoi essere super esperto di qualsiasi cosa, anche sparando balle. Esatto, perché tanto... Vabbè, comunque... dicevo, espansione di World of Warcraft, Battle for Azeroth. Il
trailer teaser è molto bello, andate a vedervelo sul sito Blizzard, che merita secondo me. E invece per Overwatch, eroe nuovo, Moira, che è un healer zeniata con gli steroidi praticamente, perché la sua ulti fa danno e cura contemporaneamente. Cioè tu spari ai tuoi alleati, li curi, colpisci gli avversari, gli fai danno in base a quanto hai curato i tuoi alleati. È interessante come meccanica secondo me. E poi per il resto Okuro fa danno, banalmente, è tutto qui. E visto così è anche interessante come design, mi piace, sarà da provare. Poi sicuramente succederà a me come con Zenyatta, che non sono capace di giocarci, ma zero, niente, è il personaggio che ho giocato di meno, insieme a Rodog. L'avrò giocato, 10 minuti, ma neanche, forse anche meno di 10 minuti. Poi ovviamente sul forum sono tutti impazziti, e alcuni, ah che bello, altri, nerfate Junkrat, è troppo forte! Se non sapete colpirlo, non è un problema di Junkrat, è un problema vostro. Io non ho mai avuto problemi contro Junkrat, piuttosto mi sta più sul cazzo Symmetra, perché ogni volta che mi incontro con Symmetra uno contro uno muoio. Tutto lì. Cioè, se devo decidere un personaggio che mi sta sul cazzo, non è Junkrat, è Symmetra. E non è neanche Bastion. Oddio, Bastion un po' anche mi sta sul cazzo, però vabbè. Però Symmetra è peggio. Onesto. Però Symmetra è peggio. A me non sta antipatico nessun personaggio. No, non è che mi stanno antipatici, è che quando me li trovo contro mi incazzo, tutto lì. No, perché non riesco a batterli. Ogni personaggio ha i suoi pregi e i suoi difetti, e come ci sono personaggi con cui ti trovi bene o male a giocare, a giocarli, ci sono personaggi con cui ti trovi bene o male ad averceli contro. Certo. Comunque, scrivi qua sotto IRL. Così l'ho scritto IRL, ma ho anche aggiornato le informazioni, ma non so che cazzo sta succedendo. Aspetta, che magari... Ok, sì, si è aggiornato. Ah, ci impiegherà un attimo. Dicevo, uh-huh. Il discorso è come se tu, quando tu non ti trovi dei personaggi con cui ti trovi bene a giocarli, ti trovi male a giocarli, anche ad averceli contro ci sono personaggi che ti trovi bene a giocarli. Ho aperto il sito Blizzard, ma non volevo. Quindi io non è che ce l'ho con ma neanch'io, ma per carità, si dice. Io... tutto sommato non puoi dire che Overwatch è un brutto gioco, io l'ho sempre detto, per me è un gioco un po' carino, ma come ho sempre detto capisco perché per alcune persone può essere un bel gioco, sì. Lo capisco, ti giuro, lo capisco, e... tuttavia io non me la sento di prenderla coi personaggi, perché secondo me i personaggi non sono il problema. Però ti dico, come una persona che utilizza, io mi metto nei panni di chi utilizza tutti i giorni un gioco, uh-huh. Ok? Eccolo. E tu? Io. E tu improvvisamente cambi le dinamiche di gioco perché tu buffi e nerfi i personaggi a caso. Ora, apparentemente a caso, sì. Poi, non lo so. Per farti un esempio, che non c'entra, che non prendo Overwatch, prendo un altro esempio, che però tocca a te e me, perché entrambi piace la Formula 1. Sì. Negli ultimi 2 o 3 anni il regolamento di Formula 1 è grosso modo rimasto identico. Sì, grossolanamente. Si sono creati degli equilibri e quindi tutte le squadre, grosso modo, c'è quelli che stanno migliorando, quelli che stanno scendendo, però abbiamo dei campionati mondiali di Formula 1 che sono grosso modo equilibrati e dove il regolamento ormai non favorisce più una parte. Sto ridendo per il forum Blizzard, ma sì. Non sta bene ridere di cosa scrivono gli altri, sta benissimo. Ah sì, dimenticavo, di Overwatch è uscita una nuova mappa, che è un parco a tema, vista così è fichissima. Il discorso è, però, quando cambiavano ogni anno il regolamento di Formula 1... Era un casino, perché poi succedeva che i team minori si trovassero improvvisamente con un
come quella volta che ha vinto la Brown GP, che ha vinto Sì, Jenson perché Button. non avevano soldi di fatto, e quindi al contrario che in un gioco, è chiaro, lì contano di più i Cosa è soldi. successo? È cambiato tipo 2 mesi prima del campionato del mondo di Formula 1 il regolamento, hanno ricostruito tutte le macchine da zero di fretta e la Brown GP si è trovata con un'auto competitiva che non poteva essere competitiva. Infatti non ha più vinto perché l'anno dopo non ha più vinto. Sì. E questa è stata un po' un'anomalia, Qui è un niente po' da dire a Jenson diverso, Button. anche se in realtà il concetto è simile, È perché simile perché non tu è che io poni. non ho la possibilità di, tornando all'esempio di Formula 1, le scuderie minori non avevano la possibilità di fare investimenti di ricerca e quindi col cambio di regolamento l'auto gli andava male. Con Overwatch invece tu non hai la possibilità di imparare un nuovo personaggio, perché Esatto. o fai le quick dove, vabbè, lo impari per modo di dire, o fai le ranked, perché la giornata è fatta di 24 cazzo di ore. No, ma E e tra poi viene un l'altro, altro perché c'è anche questo il discorso. problema, perché non puoi fare tutto No. contemporaneamente. C'è un problema di fondo, che il gioco delle quick è talmente sfasato dall'umana decenza che non può essere paragonato a quello delle ranked, perché nelle quick tu giochi per uccidere gli altri, punto, non per vincere la Sì, non partita secondo il regolamento per come prevede seguire le l'Eurolega. regole. No, cioè è vero, è vero. E per Cosa quello hanno succede? messo il deathmatch e nessuno ci gioca. No, non è vero che nessuno ci gioca. In tanti ci No, la giocano al gente ci deathmatch. gioca. Il problema è che in Dice... deathmatch usano tutti 6 eroi invece che 6 24. eroi perché sono gli unici che ha senso 25. usare nella legge, perché non 25. è che ci sono, cos'è, 25-26 25 eroi, eroi. ma solo 5 o 6 ha senso utilizzarli nel deathmatch. Ma io te l'avevo detto appena tu mi hai detto hanno messo il deathmatch, ti ho detto utilizzeranno 4-5 eroi sempre Guarda, gli stessi. io onestamente il fatto che si utilizzino 4 o 5 eroi sempre gli stessi me ne frega un cazzo, cioè mi sta anche bene. Sì, però Sto è imparando a ovvio. usarli, quei 5 lì. No, il discorso Il è, ha problema è senso che oppure? Nel deathmatch. i giocatori che trollavano in Ah, Quick allora, continuano a fammi. trollare, non sono andati, che giocavano da soli, continuano a farlo in Quick, non sono Allora, andati in io ti deathmatch, avevo perché in detto, deathmatch muoiono. delle cose ben specifiche. Ti ho detto, il deathmatch non risolve il problema. Su 25 personaggi hanno la modalità in cui sei costretto ad utilizzarne 4-5. Ed è Non di normale più, che nel sì. Eh deathmatch ne utilizzi solo 4-5 su 25, perché tu vuoi vincere. sì. Ok? E so già che il deathmatch è divertente perché è un FPS arena ed è divertente. Oddio, aspetta un attimo, qua non capisco. Allora, polemica assurda. Jake del team USA decide di perdere apposta un match. Sì, e tutti gli hanno detto che è un imbecille perché ha Oh. fatto. Oh, dice: ciao a tutti, innanzitutto vorrei scusarmi per il titolo clickbait, ma non sapevo in che altro modo scriverlo. Mi è apparso nel mio navigare quotidiano sull'internet di questa clip fatta su Twitch di uno streamer di Overwatch che partecipa alla World Cup di quest'anno. Mazza, quanti di? Ho paura. C'è un link. Vorrei sapere se verranno presi provvedimenti come è accaduto qualche mese fa col giocatore Dafran. Grazie per l'attenzione. Cazzo ha fatto Dafran? Boh. Chi cazzo? Soprattutto, Allora, chi cazzo è? Cerco su Google. questo secondo me nasce per motivazioni personali. Ok? C'era questo giocatore che è stato punito da Blizzard per determinate co cose, per determinate situazioni, e lui ha detto: ma guarda, ma sto tipo qua ha fatto la stessa cosa e sta giocando a questi livelli in America, punite anche lui per questa cosa qua? Allora, dice che è stato criticato perché ha intenzionalmente perso dei giochi mentre faceva streaming. La Blizzard l'ha sospeso dal gioco competitivo. Competitivo e il suo, se ho capito bene, il suo caposquadra l'ha sbattuto fuori fondamentalmente dal team. Ecco, quindi c'è qualcuno che probabilmente tifava per lui, Sì. si è lamentato e ha detto: ma scusa, prenderete provvedimenti anche per questa situazione qui? E quelli che hanno visto la clip, se tu leggi il thread, hanno detto: no, guarda, però guarda, ha fatto pure bene, appunto.
Sì, a un certo punto. Se tu leggi quello che c'era Eh scritto sì, sotto, infatti sto fatti questo. guardando. No, ma Ed è perché. una polemica fine a se stessa che ha senso per la persona che ha postato questa cosa perché vede l'ottica, ma se Tizio Caio fa così, anche Caio Sempronio deve fare altrettanto. Ed ha ragione lui, non gli puoi dire di no. Perché se io che sono l'arbitro di un gioco Ah, certo. punisco te perché ti comporti così, così, Se uno così, di una. se tuo fratello fa la stessa cosa, devo punire anche lui. Certo, sì. E ha ragione, però questo va Però al va di là della valutato, in realtà va situazione. valutato, secondo me. Perché comunque va al di là della situazione. Se perdere apposta un match porta a determinate conseguenze, deve portarlo per tutti e non soltanto per Tizio Caio. Punto. Oh, Ma stasera in in webcam sono definitiva. giallo, non so perché. Sto diventando Bart Simpson. Oppure Trump. Ah, aspetta, forse ho capito perché sono giallo. Secondo me è la luce. Magia. Sono Comunque. giallo uguale, no, un po' meno, sono un po' meno giallo. Sono un pelino meno giallo. Il discorso per Sarà che me lì l'armadio è è. giallo, può essere, voglio dire. Discorso per me lì però è prettamente personale, cioè una persona arrabbiata per una determinata situazione e pretende altre cose, pretende determinate cose, punto. Vabbè, comunque era un È commento flame fine a estemporaneo. se stesso. A te, persona comune che gioca Overwatch, frega niente del tizio che fa il match Guarda, competitivo e credo fa proprio che se in una le live. competitiva abbandono la, cioè perdo apposta, gli unici che mi insultano siano gli altri giocatori, forse. Ma tanto già lo fanno, quindi non è un Lo problema. fanno anche se giochi bene, quindi. Sia che giochi male, sia che giochi bene, in Overwatch il 90% delle persone ti insulta, quindi Però non è un quando problema. escono i personaggi? Quando esce il personaggio nuovo a sto punto? Perché anch'io faccio il fanboy, lo voglio provare. Succederà come Doomfist. Che figo il personaggio nuovo, lo voglio provare. Non sono capace di giocarci. Zero. Ma no, succederà come Doomfist che. Tu provavi a prendere Io, Doomfist. poi. Tu Allora, la prima provavi a settimana non prendere potevo Doomfist. perché lo piccavano tutti Esatto. subito, istantaneamente. Era instapiccato da qualcun altro. La settimana dopo ho incominciato a usarlo. Tutti quelli che lo instapiccavano la settimana prima erano diventati bravissimi e No, io ci ho bravissimi, rinunciato. avevano Erano più quel bravi di modo me di. e io ci ho rinunciato a quel punto perché dico, se con un personaggio non mi trovo, non mi trovo. È come McCree. Non riesco a colpire il payload con McCree. Guarda, io ti dico questa cosa Sono io, perché cioè. io continuo a dire Overwatch, tu mi puoi sbattere, mappe nuove che sono Uno bellissime, ogni 2 mesi, ma mettermi tanto se il gioco nuove, continua ad avere quei problemi lì, puoi ce li ha. mettermi nuovi PG e mettermi nuove skin, ma se il gioco ha sempre gli stessi problemi e non me li risolvi. O fai, è inutile che mi nerfi e baffi la gente perché non risolvi i problemi. No, non è perché non è quello il problema. Cioè, senti, caspiterina, io l'ho letto prima, il forum di Overwatch c'era un tizio che scriveva: a me non frega niente delle skin nuove perché io non spendo soldi stronzate. No, Ora, io non neanch'io. definisco stronzate le skin perché se c'è gente che spende soldi in skin, è Gli evidentemente piacciono. l'aspetto. L'aspetto esteriore dei personaggi a qualcuno, per qualcuno è molto importante. Io spendo i Però soldi in gioco sulle skin che mi piacciono. io credo che se compro un gioco è perché il gioco deve essere bello. Poi l'aspetto del personaggio può essere interessante, ma passa in secondo piano, perché io devo avere un gioco che mi permetta di giocare. Se le meccaniche di gioco mi rendono il gioco ingiocabile o mi Certo, non creano funziona. problemi a giocare, io smetto di giocarci e ti dico anche che mi dispiace che non posso giocare, Sì. che non riesco a giocare a Overwatch perché sono impossibilitato a giocare. Perché è inutile che io No, ma è giusto, cioè, hai ragione, nel segnali quelli senso. che mi insultano se a distanza di 6 mesi continuano, non hanno subito una penalità.
Quello appunto, inutile. hanno inserito, hanno detto che hanno inserito un È feedback inutile sulle che. penalità e continuano a dire che le penalità funzionano. Allora, la penalità per linguaggio offensivo ti posso garantire che funziona. Non serve a niente perché ti mutano la chat. Però funziona, me la sono presa, quindi lo so. È inutile che tu alla fine di un match mi metti l'opzione. Vuoi stare con questa squadra? Sì, no. E tu scegli di non starci con E quella poi ci squadra. finisci perché nella Se partita poi dopo ci sei di nuovo perché il ti ci ha messo il matchmaking. software. Perché Che se poi il cazzo? matchmaking mi rimette esattamente con Con quella quella squadra squadra. lì? È vero. Ma è capitato un E decino di non è che tu volte dici, se tu perdi a me. contro Allora, una sta squadra, webcam. se tu sei inserito in una squadra e perdi Ok. contro un'altra squadra, è inutile che a fine del match mi rimetti dentro la stessa squadra Certo, è inutile, tac. contro la stessa squadra di prima, Magari perché no, allora però tu mi vuoi far una volta mi è perdere. capitato. Perché tu vuoi far perdere 3, 4, 5 match di seguito perché le dinamiche sono sempre le stesse. Eh sì, vabbè. Ed è Ok. inutile che tu mi dici nelle quick tu devi giochi con quelli che sono grosso modo il tuo Non livello è e il livello e vero. l'esperienza. Non E è ci sta vero. perché le quick devi farti. Non è vero perché io ero a livello 10 e giocavo con Non è persone vero. che erano di livello Io 700 sono a e livello allora. 700, mi trovo i livelli 5. Cioè, Ora, io puoi giocavo. dire che sono un cane io a giocare, ci credo, ma a Però non è quello, livelli non è quello 5? che tu prendi per fare le quick, non è quello che tu prendi per fare le quick, Non è tu quello devi che prendere quello di. cerco, non è quello che cerco. Esatto. Cioè, se tu mi dici tranquillo, fai le quick perché c'è scritto, nelle quick tu prendi quello che tu grosso modo del tuo Il livello tuo di livello. esperienza. E Ma quindi cosa mi arrivano quelli di 600? allora, Ma allora se mi prendi in io giro. onestamente, se io mi trovassi in quick con i livelli 700, davvero, probabilmente mi renderei conto che, che faccio certi errori. Per esempio, la sto buttando lì, eh. Ma non è discorso, è che ti trovi quello di 700, quello che è al primo livello, Che non quello che è sa al livello giocare, chiaramente, perché è al 150, primo livello. poi ti trollano tutti, poi tu non sai nemmeno chi è davvero al primo livello, perché tanto te lo dicono tranquillamente Ah, io nel c'ho 8 forum. Io account. ho 8 account, io ho 9 account, io sono convinto che chi va sul forum ogni mese spende Spende 40 40 euro per euro per un comprarsi un account. gioco Va per bene. comprare Overwatch, ma che non è Abbiamo possibile. parlato abbastanza male di Blizzard per questa sera. Ma no, non abbiamo parlato male di Parlato male. Blizzard, No, abbiamo abbiamo parlato parlato male di di Blizzard. come gestisce Overwatch, Cerchiamo un perché altro è software troppo. house di cui parlare per la prossima. Per il Possiamo prossimo anche parlare venerdì. male Per della Rockstar domani il sera, non è prossimo quello il problema. venerdì. Che ci abbiamo tutte le motivazioni. Quando giochiamo a GTA parliamo male È della Rockstar vero tranquillamente. che Ora. ti tolgono 2 milioni di GTA dollari. Perché Ora, io voglio dire dici questa hai cosa qua, che poi barato te e l'ho non è detto, io ti vero. dico, voglio dire questa cosa che ti ho detto prima, che non c'erano, che non eravamo in diretta. Ok? Perché giusto che intanto siamo qua, stiamo Eh dicendo sì, tutto, siamo. togliamoci tutti i sassolini dalle scarpe. Vai. Overwatch ha Spara. avuto la grandissima Piano. cosa, dal mio punto di vista, di svecchiare quello che sono i titoli Blizzard, che erano chiusi nei soliti StarCraft, nei Sì. soliti Warcraft, nei soliti Diablo. Diablo. Sono usciti con una cosa nuova che ha portato una ventata di novità. Questa cosa nuova è servita per portare soldi per tirare fuori che cosa? World of Warcraft Classic, E la che è un nuova gioco espansione. vecchio a cui hanno messo il rossetto perché altrimenti tu non ci giocheresti. È un gioco cos'è del Io ci giocherei. 2005-2006. Come ti ho già detto, io ci giocherei. Sai qual è l'unica cosa che mi ha impedito fino adesso di giocare sui server non ufficiali di World of Warcraft? A parte il fatto che pagavo quelli ufficiali? Ma lì in realtà giocavo per questioni di amicizia con la gilda, con la gente in gilda perché mi trovavo bene, mi divertivo e quant'altro. Vabbè, ma lasciamo perdere. Sai cos'è che mi bloccava, mi impediva di giocarci? Il fatto che non puoi giocare su un server privato con 20 persone un gioco che è stato pensato per reggerne un milione. Perché non riesci a giocarci. O fai tutti i personaggi nella stessa città, della stessa fazione. E della stessa razza, perché in World of Warcraft ogni razza e fazione ha la sua città di partenza, che non è uguale per tutti.
anche in vanilla, gli orchi partivano in un posto, cito, gli orchi e gli umani, che sono i due antipodi, no? Anche perché sono uno orde e uno alleanza. Gli orchi partivano in un posto, gli umani partivano in un altro, su due continenti diversi. I Drenei partivano su un altro, che sono stati introdotti dopo, ma per dire i Drenei, partivano su un altro continente ancora. E quindi, ora che riesci a trovarti insieme, insomma, non giochi a World of Warcraft, giochi a un'altra cosa. Sì, È ma quello non che mi ha quello. impedito di passare agli unofficial. No, Facendolo official, può darsi che ci sia più gente che, anzi, è sicuro che ci sarà più gente che ci gioca. quello che dico io è Spero che che sia tu ha gratis, l'unica cosa. portato. Cioè che tu, World of Warcraft, ha portato una ventata di novità, e l'unica Overwatch. cosa che sono riusciti a proporre è lo stesso gioco del 2005-2006. Ah sì, The World of Warcraft Classic, sì, quello hai Cioè, lì hai scusami, ragione. È cioè, tu vero. hai gestito dal cazzo, in un anno hai gestito a cazzo Overwatch, Che è il facendo prodotto che ti ha portato più addirittura. soldi, probabilmente. E ti sei fatto i miliardi perché hai venduto, cioè, ci sono 30 milioni di 30 milioni di giocatori, vuol copie hai dire che venduto. ha venduto 30 milioni di Almeno. copie, vuol dire che ha venduto 3 milioni di copie perché il resto sono tutti Sono tutti Smurf. smurf che ne hanno 10 a testa. Il resto sono tutti Smurf, Però le ha vendute. però le ha vendute, e questi soldi qua tu cosa ci fai? Mi proponi il gioco nuovo, mi proponi una cosa No, mi nuova, non lo so, proponi World of mi proponi World of Warcraft, è World of Warcraft 2, Warcraft no, è quello del e 2005, un'espansione di World of è un'espansione di World of che Warcraft. però a quanto ho più o meno intravisto promette diversi cambiamenti rispetto al classico World of Warcraft. Io sinceramente lo spero perché Legion è stata l'espansione forse più noiosa di World of Warcraft che io abbia mai giocato. E io ho giocato Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mist of Io ti Pandaria, dico. scusa, Mist of Pandaria, Cataclysm e Warlords of Draenor e già stavano viaggiando per il noioso andante. E poi Legion ho smesso perché veramente mi stufavo, non mi divertivo più e quindi Io ti ciao. auguro che sia bellissima, io ti auguro che ci trovi anche i sorci verdi, i castelli d'oro, e che quando smatti le scarpette rosse arriva un tornado che ti porta in A Kansas. casa, a casa. Che ti porti a casa. Sì. Però o ci mettono di tutto e di più, e tu dici questa espansione di World of Warcraft è talmente bella che capisco dove sono andati i Beh, soldi. hanno aggiunto due continenti, uno per fazione, insomma, hanno messo delle razze nuove. Stavo aprendo un video, non so perché. Oppure tutti, cioè anche lì, secondo me, boh, io sono sempre scettico su questa cosa, ma proponi un titolo totalmente nuovo, mi dici, stiamo lavorando su questo titolo qua che è una Sì. novità, non me la devi nemmeno far uscire nel 2018, nel 2020, sta bene che tu mi dici, mi esce nel 2022, però abbiamo cominciato a lavorarci sopra e costa 100 milioni Sì, sì, lavorarci, sì, 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 almeno sì, sì. tu dici, ma porca vacca, io sto qua Ho soffrendo e capito dove hanno speso i su soldi. Overwatch. Se Va sono bene, qua dai. soffrendo, forse ne vale la pena. Ma se non è così, perché se poi mi propongono un gioco del 2005, a me girano le balle, ma Eh sì, eh pesantemente. sì. Va bene, dai. Stiamo cominciando a ribadire. Sto giocherellando con una micro SD così a cazzo. No, o meglio, sto giocherellando con una SD normale, che è questa della mia macchina fotografica, e una micro SD con dentro il sistema operativo del Raspberry Pi nuovo Pixel, che si chiama come i nuovi cellulari Google. Sarà un caso? Ah, e le micro SD da È un 32 complotto. giga, le micro SD da 32 giga sono in Sì. offerta su Amazon. Pubblicità di Amazon. Sì, perché al centro commerciale costano 20 euro
E su Amazon costano 1. Su Amazon costano il corto 11. Animato di Reinhard l'abbiamo citato. Del corto animato di Reinhard non l'abbiamo citato, abbiamo solo detto che Reinhard biondo e senza barba sembra il principe azzurro di Shrek 3. Sì, sì. Allora, c'è il corto No, è uguale, non è che sembra, è lo stesso è modello lui. 3D, è lui. Se non fosse la cicatrice sull'occhio tu diresti che è lui. Allora, all'inizio non ce l'ha, quindi il corto di Reinhard è carino, non puoi dire che è brutto. Sinceramente preferivo quello di May. Sì, anch'io. Secondo però, me... Vabbè, ma May, scusate. Ti racconta di più del personaggio, ti racconta qualcosa che tu non sapevi e ti rende May, il personaggio cuoricino. Più simpatico. Io adoro quel personaggio, c'è niente da fare. Io adoro May, letteralmente lo adoro. E Nevino? E Nevino? Il robottino di May? È stupendo, ne voglio uno. Ok, e questo va al di là del fatto che il corto animato di May è una copia dell'intro di Fallout. L'intro di Fallout 4. Ed è arrivata prima la Bethesda, eh? Ed è arrivata prima la Bethesda. O a meno che non vogliano fare come la Apple, che dice che è arrivata prima lei di 2 anni dopo. Ma... no. Allora, non tutti hanno il campo di distorsione della realtà di Steve Jobs, eh? Sì, però i fanboy i fanboy della Blizzard sono esattamente uguali a quelli della Apple. Esatto. Sì. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Quindi lo dice uno che ha giocato per 11 anni a World of Warcraft dando milioni di euro. Io voglio spezzare una lancia a favore dei programmatori e degli sceneggiatori della Blizzard. Secondo me sono talmente nerd che hanno comprato Fallout 4 gli è piaciuto. È molto probabile, ma guarda, io penso che chi lavora in quell'ambiente lì sia prima di tutto appassionato di giochi. Prima di tutto. E poi sempre sul corto di Reinhard, io che te l'ho detto praticamente mentre lo guardavo. Inizia che vabbè, ci sono i vari Crusader che aprono lo scudo, no? Sì, e resistono 3 milioni di colpi. I 3 milioni di colpi che io, che ho usato Reinhard un sacco di volte, ti dico che lo scudo rende dura di meno. C'ha 1000 HP lo scudo di Reinhard. Poi c'è la scena dove Reinhard va dall'amico che poi si sacrifica al posto suo, lui torna indietro, apre lo scudo, 3 colpi e va giù. No, dura di più! Poi, vabbè, in italiano è doppiato da Piero Ubaldi. Quindi, Pietro Ubaldi. Sì, ma io a me fa troppo ridere quando sento, perché mi viene in mente il capitano di GameBot. È più forte di me. Mi viene in mente anche Jeremy Clarkson, che preferisce altro che vabbè. Pietro Ubaldi, ne ha veramente doppiati un sacchissimo di personaggi. Sì. Non sono sicuro che sia lui ad aver fatto Jeremy Clarkson. Sai? Sì, sì, è lui. Sono sicuro. In compenso Pino Insegno ha doppiato un Pandaren in Mist of Pandaria. Il problema non è tanto che in effetti c'è pure un personaggio di Fallout 4 doppiato da lui, capisci? Vai a vedere il sito di Antonio Gemma, che è un appassionato di doppiaggio e raccoglie i doppiatori di serie, giochi, eccetera. Cioè, stai parlando comunque del doppiatore del Dottor Slump, scusami. Vero, anche lui. È di Doraemon! È di Doraemon, stai parlando è la di voce di Doraemon. È One. Anche One? È la seconda voce di Wanda, la prima voce di Wanda lasciò il posto alla seconda voce di Wanda, che è Ubaldi. Mamma mia, è 40 anni che fa il doppiatore quell'uomo. 40 no, ma 30 tutti. Cioè, io a proposito, se siete su Facebook, cercate la pagina Facebook del gruppo 80, che erano gli animatori di 1, 4 e 5. Ma soprattutto, da non sottovalutare, era la voce ufficiale italiana del Conte d'Acula. Del Conte d'Acula? Ma va? Già. Interessante. E dopo aver citato... ascolti, non lo diresti non lo mai. Diresti mai. E dopo aver citato il signor Spock... Interessante. Mm-hmm. Aspetta. Affascinante. Ok. Dopo questa cagata colossale,
Io darei i saluti. Ci vediamo Sì, domani, a questo GTA punto, dopo aver 5. parlato del più del meno, non ci resta che salutarvi con il nostro solito saluto. Buonanotte Buonanotte e e buone buone botte. botte. Aspetta che switcho la schermata giusta. Ciao! Beh.